Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe il Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Far Cry 4. Ragazzuoli, oggi conquisteremo questo avamposto ed è piuttosto difficile. Poi chiaramente arrivano persone che mentre sto facendo l'intro mi disturbano. Preso? Mamma mia ragazzi, Joseph del tipo forte con l'arco, vabbè lasciamo perdere. Ecco qua, prendiamoci i documenti. Oh, sister, oh ma che cazzo? Sister, ferma, come stavo dicendo, noi ci dovremmo introdurre lì. Vi faccio vedere un attimino qual è l'avamposto. È questo qui ed è piuttosto difficile. Infatti, ci sono addirittura tre allarmi. Quindi, ragazzi, cerchiamo di muoverci in una certa maniera. Cos'è? M'hanno già visto, vabbè, ma non ci credo. Almeno si stanno allontanando, quindi noi possiamo avanzare con più tranquillità. Qualcuno mi ha già visto. Ma come ha fatto a vedermi? Colpisci? Si è spostato, mi sa, ragazzi. E vabbè, rinforzi. Questi tizi subito chiamano i rinforzi. Non mi danno nemmeno il tempo di introdurmi. Ricarica un attimo la vita. Va, guardate, già mi hanno devastato. Allora, si riparte all'attacco. Dove sono tutti? Eccoli qua. Ma ciao! Morite sotto i miei colpi, stolti. Vai, uccidilo. Quest'altro ancora alle spalle. Ok, ne ho uccisi due così senza sprecare nemmeno munizioni. Ecco qua, colpito. Questo non muore. Stiamo pronti a ricombattere contro di loro. Cos'è? Sono sceso? Mi sa di sì. Partiamo da nord. Arrivate da dove volete, ragazzi miei, ma io vi distruggerò. Vediamo un po', dove sono tutti? Possiamo salire? Ok. Utilizziamo il fucile a pompa, va, perché credo siano proprio qui in basso i tizi. O meglio, qui in alto. Erano in alto, ora non ci sono più. Scompaiono. Ucciso. Poi l'altro dov'è? Ecco qua, ma ciao! Mamma mia, che uccisione qui. Però arrivano troppi nemici, via da questa zona. Ma cosa ho lanciato? La carne? Mi sa di sì, facciamo attenzione. Allora, ho messo ora le molotov. Oh diavolo, beccatevi questa. Guardate. Ma che cazzo è? Hanno preso fuoco tutti. Allora, sto prendendo fuoco anch'io però. Per cui, ma perché non muori tu? Devo puntarti. Aspetta, 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 bro, devi colpire. Perché non muore? Ragazzi, ma è immortale quel tizio. Ti ho sparato davvero un bordello di volte. Allora, curati un altro po' la vita. Vediamo se riusciamo a colpirlo stavolta. Che fine ha fatto? Mostrati a me, stolto. Dove sei? Ecco, eri nascosto. Ce l'abbiamo fatta secondo voi? No, vedo altri tizi. Ragazzi, stanno arrivando tante nuove auto. Allora, eccolo qua. Ciao. Poi l'altro dov'è? Eccolo qui. Ancora beccalo. Ce l'ho fatta. Ma come in volo? No, vabbè ragazzi, vi prego, l'elicottero no. Come faccio a distruggerlo? Devo ricordarmi di utilizzare spesso anche un vero e proprio RPG perché in questa situazione mi sarebbe servito. Ucciso lui. Ok, ricarica un attimo. Dov'è l'elicottero? Lo vedo. Come faccio a colpirlo? Credo che un STG non è che gli faccia tanto. Riesco a beccarlo il tizio. Ok, copriti, copriti. Curiamo un attimo la vita ragazzi perché purtroppo siamo messi male. Ok. Ancora un altro po'. E poi vediamo se possiamo incominciare ad attaccare. Dovrebbe esserci come al solito il tizio là. No, non c'è stavolta, ti pareva. Quando voglio sparargli non c'è. Copriti. Voi vedete qualcuno perché sulla mappa c'è. Spostiamoci da qua. Copriti, copriti. Sto per morire, devi resistere, bro. Ho appena ricaricato la vita al massimo, ragazzi. Devo dirigermi verso quella torretta. Quindi parte la fuga. Ci sono, m'hanno visto. Mi stanno per vedere. Non ne ho idea. Comunque salta, bro. Vabbè, non è saltato, lascia perdere, Ajay. Evidentemente stai ancora dormendo. Allora, sali qua. Così noi di soppiatto li colpiamo. Ammesso che prima non ci vedano, ma non credo. Ok. E poi ecco una torretta tutta per me. Posso puntarlo? Eccolo qua. Ma ciao, amico mio. Come ti va la vita? Vai, vai, vai. Perché non sale più di così la torretta? No, vabbè, ragazzi. Continua a colpire, però, ce la facciamo. Sì. Abbiamo vinto! Mamma mia, ragazzi, che vittoria! Monastero di Namboke? O Nambosh, Namboche, non lo so. Comunque, l'importante è che abbiamo conquistato questo avamposto. Ok, quindi finalmente è diventato un luogo in cui possiamo appunto divertirci. Nuove attività. Apri la mappa del mondo. Quindi vediamo un po'. Finalmente possiamo fare un viaggio rapido perché, come vedete, qui in pratica non ho ancora sbloccato nulla perché poi, chiaramente, in futuro voglio farci dei video. Vediamo un attimino se posso entrare qua. Ci sono? L'armata reale ha preso le nostre case, tutto il villaggio! Sister, mi dispiace, posso fare qualcosa per te? Occhio per occhio. L'armata reale ha cacciato gli abitanti dalle Il loro campo è case. stato La maggior parte di colpito! loro è morta e le famiglie Abbiamo vogliono distrutto vendetta. casa!
Allora, ragazzi, noi lo faremo. Voglio prima però vedere se posso ottenere qualcosa di nuovo. F1. Allora, vendiamo prima la roba che non ci serve. E ci siamo. Poi voglio vedere se posso comprare appunto questa nuova arma. O meglio, perdonatemi, l'abbiamo già ottenuta perché appunto l'abbiamo sbloccata. Che fine ha fatto? Ah, eccola qui. Credo che sia un'arma piuttosto potente. Magari potremmo utilizzarla al posto dell'STG 90, o come diavolo si chiama. Quindi la posizioniamo in basso. E poi vediamo se posso aggiungere qualcosa. Quindi un bel silenziatore. A livello di mirino ci mettiamo, che ne so, ragazzi, Red Dot, va? Ok. E poi caricatore esteso, davvero una bestia. Direi di mettere cacciatore, così. Un po' tamarra, ma va benissimo. La vogliamo proprio per questo motivo, quest'arma. Assomigliava un po' ad un FAMAS. Che poi F1, FAMAS, possibile che sia così, ma... Sister, stai un attimo zitta, ho detto che ti aiuto. Lascia che ti aiuti. Lo apprezzo, ma tu sei un uomo solo. Ci sono soldati in tutto il villaggio. Pensi davvero di poterli cacciare tutti? Posso provare? Grazie. Ti indico la posizione sulla mappa. Gli edifici dovrebbero darti un po' di riparo, ma tieni gli occhi aperti. Saranno ovunque. Vi ridarò le vostre case. Non preoccuparti, me la vedo io, quindi usciamo da qua. E cerchiamo di raggiungere sti bersagli, che poi mi devo anche attrezzare. Uccidi il bersaglio principale con l'arma che ricevi. Liberati degli altri nemici secondo le necessità. Poi scatta una foto del cadavere come prova. Quindi dobbiamo raggiungere quella posizione. Vediamo un attimo quest'arma com'è. Ah, spara raffiche piccole. Sincerità, non mi piacciono tante queste armi. Preferisco quelle lì completamente automatiche. Comunque, arriviamo in quella zona, ragazzi, è piuttosto distante. Credo di essere vicino. Comunque, ne approfitto per ricordarvi di lasciare un bel like. E soprattutto vi ricordo che a breve arriveranno anche tanti altri video di Assassin's Creed Unity, Call of Duty Advanced Warfare, che da un po' non faccio sul canale, e tanta altra bella roba. Potete stare tranquilli, nel mese di dicembre ci divertiremo come al solito un botto. Credo di dover utilizzare quest'arma. Mi sa proprio di sì. Quindi dobbiamo comunque cambiarla. Mi dispiace, F1, ti ho costruito con tanto amore, ma ti devo abbandonare, fanculo. Procediamo, usa la fotocamera. Oh, cos'è? Già mi vedono! Ma datemi un attimo, uccidi tre comandanti col fucile d'assalto. Ne vedo un paio qui, perché non me lo individui? Ok. Poi mi sembra di aver visto dei movimenti strani là. Ci sono anche dei fucili da cecchino? Cavolo, sì, ma da dove provengono? Non riesco a capirlo purtroppo, ragazzi. Allora, già mi vedono, ma... Partiamo all'attacco, va. Di sicuro faranno una resistenza eccezionale, ma noi facciamo del nostro meglio. Abbassati. Non mi vedono, eh? Vedete qualcuno là? No, ragazzi, non vedo nulla. Aspetto, ho visto, lurido. Ci sono ben due nemici là. Facciamo così. Togli questo e vediamo se riesco a beccarlo. No, vabbè, ragazzi, è impossibile. Continua a muoverti piano. Ok, mi sposto di cespuglio in cespuglio. Non cederemo come gli altri. Ma gli altri chi poi? Continua a muoverti. Purtroppo qui di cespugli non ce ne sono più. Continua a salire. Ok, corri, corri, corri. Abbassati. Ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, se riusciamo a farlo in modo stealth sarebbe stupendo. Di sicuro non ce la farò, ma facciamo del nostro meglio. Ci sono. Ok, qualcuno da là mi stava vedendo. Vediamo se qui c'è qualcuno. Sembra di no. Mi sa che dovevo individuarli. Oh diavolo, ma ciao! Aspetta, mi sta per vedere. Allora, potrei incominciare a beccare lui, però la testa spunta davvero di poco. Allora, ci sono un bordello di nemici qua. Oh diavolo, ma ciao! Ok, qui sono in grandissima difficoltà. Allora, ragazzi, potrei prima beccare il tizio là, vediamo. Aspetta. Mancato, ti pareva, come al solito. Ma ciao, ragazzi! Io vi saluto, sono davvero felice di avervi incontrato. Beccalo, ok, è morto, chiaramente no. Ucciso. Ora, via da qui. Ragazzi, purtroppo ci hanno individuato. Uccidiamo il cecchino, va. Ok, ci sono, ricarica. E poi sembra arrivare qualcuno dalle spalle. Non ne ho idea, cavolo, ancora. Mi stanno davvero devastando, ma sono fortissimi. Allora, uccidi un attimo tutti questi tizi che ci stanno rompendo le scatole. Continua a colpire, è morto. No, ragazzi, questi tizi non muoiono, io non so. Sono tipo geneticamente modificati o qualcosa di simile. Sono troppo forti. Allora, continua a colpire lui. Fatto. Poi devo uccidere quello lì col fucile da cecchino. Perché non muori? Cos'è? Ma non muore, ragazzi, non muore. Allora, uccidi lui. Vediamo la testa, sì. Ora, cos'è quello che sta arrivando? Via da qui. Devo assolutamente andare via. Sali, sali qua. Perché non sali, bro? Diavolo, devi salire. No, ragazzi, non sale. Io non so cosa gli sia preso. Devi muoverti, bro, devi muoverti.
Ok, posso curarmi con un minimo di tranquillità ora. Comunque vabbè, il nemico sta arrivando, quindi devo stare comunque attento. Eccolo là, ti vedo. Ucciso, colpo alla testa, sì. Ricarica l'arma e si riparte. Scatta una foto a un bersaglio morto. No ragazzi, attenzione. Continua a colpire. Devo metterlo giù subito, perché non muore? Devo solo sperare che qualcuno non mi becchi alle spalle, perché lì poi vado in grande difficoltà. Curati. Aspetta, è qui dietro ragazzi, è qui dietro, devo scendere. Devo andare via. Perché non sale? Ok, abbassati. Ricarica anche l'arma, anche se in realtà non è che ne avessi poi grandissimo bisogno. Dov'è il nemico? Non lo vedo. Credo che sia comunque in alto, quindi ricarica la vita ora che possiamo. Ragazzi, sta missione è davvero difficilissima. Mi aspettavo qualcosa di più gestibile. Allora, ucciso lui, colpo alla testa, ci sono. Poi, ricarichiamo. Quello ad esempio non l'avevo visto. Scusami per la poca considerazione. Ricarica ancora. E poi ragazzi, ci mettiamo un altro po' di vita. Cioè, guardate cosa devo fare per battere tutti questi tizi. Sono fortissimi. Non li vedo. Cioè, li vedo ma sono solo delle ombre. Ok, ucciso lui. Poi, becchiamo anche l'altro. Perché il gioco mi cambia arma? Ogni volta per sbaglio premo il touchpad e faccio le cazzate. Ucciso. Ho finito le munizioni però di quest'arma. Ok, ora le ho ritrovate. Via, via, via. Ho trovato altre munizioni. Quindi ragazzi, si riparte all'attacco. Ed eccolo qua. Colpo alla testa, ucciso, finalmente. Poi, ecco qua, ti vedo. Ciao. Ecco qua, devastato. Quindi ragazzi, li abbiamo uccisi tutti. Vediamo se possiamo salire. E credo che dobbiamo scattare loro delle foto. Che fine ha fatto il tizio? È caduto? Mi sa di sì, ok. Allora, prima foto scattata. Seconda foto scattata. E poi il terzo dov'è? Devo fare uno zoom? Ma sì, questo è per dicembre 2014. Fatto. Occhio per occhio, successo. Ottimo. Quindi ragazzi, questo video si conclude qui. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al canale. Inoltre vi invito a cliccare anche sulle miniature che vedete a schermo per guardare gli altri video realizzati da me su Far Cry 4. Quindi ragazzi, alla prossima. Ciao!